almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. La Val Chiusella scoperta andando a cavallo. ASD Scuderie Caval Chiusella, in collaborazione con il Comitato Piemonte della Fite Trecante e Six Equitazione, ci introducono al magico mondo del cavallo e del turismo equestre in Piemonte. Si uniscono diverse passioni che nascono dall'amore per la natura, lo sport e la propria terra. Un trekking a cavallo della durata di 1-2 giorni, con partenza dalle scuderie Caval Chiusella a Lugnacco e arrivo attraversando boschi e borghi rurali al punto tappa in località in verso di Vico, alla trattoria Moulin, che dal 1982 propone il meglio della cucina tradizionale della valle. Un modo di cartografare il territorio con i piedi, gli zoccoli e lo sguardo. E andare per sentieri non è altro che un modo originale di andare per storie. I sentieri erano la vita di questa valle, una bellissima valle che in 25 chilometri offre un'alternanza di pianura, collina, montagna, boschi, laghi e sentieri. Attraversando distese di castagneti, scoprendo le antiche cascine, testimonianza della vita rurale di un tempo, questa valle con i suoi dolci pendii e le vallate laterali sembra l'ideale anche per i turisti a cavallo che vogliono andare alla scoperta di insolite mete fuori porta. Una giornata come oggi è una passeggiata attraverso la Val Chiusella, che è una valle molto stretta perché in 12 chilometri passiamo dai 200 metri sul livello del mare e arriviamo a 2000 metri. Però in questo passaggio ci permette di poter visitare parecchi luoghi che sono caratteristici e storici di questa valle, dove sono soggiornati i romani, ci sono strade fatte dall'esercito napoleonico, abbiamo degli edifici storici e culturali, musei all'aperto con dei menhir storici, uno tra i pochi che c'è in Piemonte. E poi soprattutto sono passeggiate che attraverso le nostre vallate possono essere frequentate da qualsiasi tipo di cavaliere, perché noi diamo la possibilità a chi è esperto oppure anche chi non lo è. E io e l'altro tecnico Deborah ci prodighiamo per portare a spasso anche coloro che magari la famiglia ha voglia di farsi una gita turistica a cavallo, e l'accompagniamo in questa splendida valle che dall'epoca dei Longobardi, dei Salassi, è stata occupata e vissuta qui, ed è un posto fantastico dove andare a cavallo. Ecco, come vedete i cavalli sono bardati in modo particolare per questa equitazione turistica da campagna, perché prima di tutto viene il benessere dell'animale. L'animale in questo caso viene sempre utilizzato con una lunghina ed una capezza inserite, perché noi facciamo dei punti sosta ogni 2 ore, si va al passo, non si trotta e non si galoppa, con calma si arriva al punto sosta, il cavallo deve poter avere beveraggio e mangiare a necessità nel frattempo in cui i cavalieri lamazzoni possono sostare e degustare i prodotti tipici. Ecco perché abbiamo queste lunghine e le capezze sempre inserite, perché in quel modo noi possiamo dare la possibilità al cavallo di riposare, rifiatare, normalmente ha dalle 2 ore e mezza alle 3 ore di sosta anche lui. Dopodiché si riparte nei vari punti sosta e si arriva, a seconda di quello che uno ha scelto come itinerario, al punto finale. Questo per preservare proprio l'animale, perché comunque anche loro devono poter divertirsi e farlo con gioia. I cavalli si divertono molto perché questi cavalli sono prima di tutto adoperati in un modo molto semplice. Loro sono stati educati a fare queste cose, a portare spasso la gente, poi per il cavallo è una cosa naturale poter viaggiare negli spazi aperti, liberi in natura. Come vedete sono tranquillissimi, sono cavalli bravissimi, con i quali tutti quanti possono trovarsi a loro agio. Pontile è un'attività che si occupa tendenzialmente di ristorazione e di pesca sportiva, quindi noi facciamo ristorante a chilometro zero il più possibile, quindi cerchiamo di prendere tutti i prodotti della nostra vallata, e appunto la pesca sportiva si fa pesca no kill, quindi classici pesci di lago, di conseguenza carpe, tinche,
e cose del genere. Con Caval Chiusella collaboriamo quando appunto loro vanno in giro per la nostra valle a fare le loro passeggiate, poi fanno sosta qui da noi, che sia merenda piuttosto che pranzo. Come dicevo prima, cerchiamo di dare tutti i prodotti a chilometro zero, ovviamente a seconda della stagione, quindi in questo periodo che siamo ancora, anche se non si direbbe, in inverno, tendiamo ad esempio a dare polenta, spezzatino, cinghiale, cose del territorio, cerchiamo di sponsorizzare il più possibile la nostra bellissima vallata. Le tappe principali sono dei punti sosta determinati in cui andremo ad assaggiare i prodotti tipici, che sono il pontile al lago di Alice Superiore in Val di Chi, oppure in estate e primavera la piscina di Brosso, che è un posto molto giovanile e frequentato, dove si può gustare dei prodotti tipici dell'Alta Valle. E poi arriviamo al punto sosta tappa, che è qui a Inverso, in cui potremo soggiornare in un luogo tipico, mangiare prodotti a chilometri zero, perché li producono loro, fanno loro i salumi, i formaggi, e respirare un'aria che di solito dice al di qua dal Chiusella, che è più fresca di quella che c'è di là. Qui le famiglie possono venire, nel frattempo che si va a cavallo, chi non va a cavallo può affittare le bike che hanno qui loro, oppure fare delle passeggiate con Norwalking, questo sempre offerto da noi del team del Caval Chiusella con i vari gestori dei locali. Pranzo e anche cena insieme per chi vuole, zuppa, bollito e polenta. La tavola è l'appuntamento dove finiscono le storie dopo averle vissute. Insomma, un tuffo nella terra unica e splendida com'è la Val Chiusella.